infrastrutture siano realizzate secondo i piani previsti. Posso contare su questo in una forte collaborazione e sostegno da parte del Ministro Lupi. C'è una intensa collaborazione tra la Regione Lombardia e il Ministero delle Infrastrutture e quindi ci sono tutte le condizioni perché le opere vengano realizzate. Nell'incontro di oggi, che ho convocato dopo 6 mesi dall'incontro precedente per fare il punto della situazione, intendo affrontare alcune questioni che sono sospese, dagli aumenti di capitale ai finanziamenti delle opere e delle parti rimanenti, in particolare di Pedemontana, per chiedere ai soggetti che partecipano al finanziamento o alla realizzazione delle opere quali sono i problemi e per dare risposte nette, sì o no, senza ambiguità. Il ruolo di Regione Lombardia è quello di fungere da garante nella realizzazione delle opere senza intrometterci, ma sapendo che abbiamo un ruolo ben preciso nella concessione delle opere e nel controllo che vengano fatte secondo i tempi previsti. Sono opere strategiche, sono opere che attendiamo da tempo, sono opere che sono iniziate e io voglio completarle. Si farà tutta a TEM, come ho già detto qualche tempo fa. Oggi dirò che si farà tutta la Pedemontana, ogni tratto, anche il tratto D, e che la Regione Lombardia è determinata, assieme al Ministero delle Infrastrutture e al Governo, a risolvere tutti i problemi e a trovare tutte le soluzioni. Non voglio da ultimo smentire una voce che è uscita su alcuni giornali che riguarda il destino di Serravalle. La Regione Lombardia non ha intenzione, non è interessata e non ha intenzione di partecipare, di acquisire quote della società Serravalle. Sapete che ci sono state 2 gare andate deserte per la vendita della proprietà pubblica, ma la Regione Lombardia non è interessata. Noi svolgiamo un'altra funzione, che non è quella di realizzare le opere, ma è quella di essere i concedenti delle autorizzazioni e i controllori che le opere vengano fatte. Quindi non ci interessa partecipare all'acquisto di quote di Serravalle. Questo incontro di oggi è un incontro, come ho detto, che viene dopo 6 mesi dal primo incontro fatto subito dopo la mia elezione, prima ancora che ci fosse la giunta. Intendo riconfermarlo come luogo dove si fa la verifica dello stato di avanzamento dei lavori ogni 6 mesi. Quindi d'ora in avanti ogni 6 mesi faremo questo incontro plenario con tutti i soggetti interessati, pubblici, privati, finanziatori e realizzazioni dell'opera, per tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei lavori, per evitare ritardi e per garantire il completamento di tutte le infrastrutture. TEM, Brebemi e Pedemontana, che sono opere strategiche che la Lombardia attende da anni e che io ovviamente voglio che siano realizzate. Okay, fine. Grazie. Delle notizie o qualcosa che possa uscire da questo incontro, termina qui o mi aspetto oggi una conferma di tutte le iniziative in corso, quindi è una riunione importante perché non si faceva da 6 mesi, ma mi aspetto che non ci siano criticità tali da dovervi dare brutte notizie. Ecco, questa è. Grazie.